Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. Nel salotto di Domenica Inn, Luciana Littizzetto si è lasciata andare ad una confessione molto intima che ha commosso il pubblico e Mara Venier. Ecco di cosa si tratta e quali sono state le sue parole. Il 9 ottobre riparte Che tempo che fa, con al timone Fabio Fazio sostenuto dalla sua spalla di sempre, l'amica e collega Luciana Littizzetto. Una vita costellata di grandi successi e un buon umore che l'ha sempre contraddistinta, nel lavoro e non solo. Intervistata da Mara Venier, forse per la prima volta in tanti anni la donna è riuscita a svelare una parte inedita di sé, che forse in pochi conoscono realmente. Siamo abituati a vederla prendere in giro chiunque, ironizzare su politica e società senza mai peli sulla lingua. Inoltre, la sua intelligenza le permette di essere l'unica ad attuare una comicità rara, che solitamente non vediamo sul web e il piccolo schermo. Spazio dunque alla sua famiglia e ai due figli in affido che le hanno donato gioia e un grande affare nella sua vita. Proprio in questo frangente, in diretta su Rai 1 la conduttrice e attrice si è lasciata andare ad una rivelazione molto forte, che ha scosso visibilmente la padrona di casa. Ecco quali sono state le sue parole. Luciana Littizzetto parla per la prima volta della malattia. Non è stato facile. Un'ampia pagina dell'intervista fatta a Luciana Littizzetto ieri pomeriggio si è concentrata sulla sua vita e la parte più intima della sua famiglia. Non è mancata la commozione nel momento in cui si è lasciata andare ad una frase che nessuno si aspettava. La malattia ha colpito la nostra famiglia, ha affermato riferendosi ai suoi due figli e al suo compagno. L'irriverenza e il sarcasmo che la contraddistinguono hanno per pochi minuti lasciato il posto ad una fragilità e una rassegnazione inedite, che però hanno colpito anche una figura apparentemente forte e imperturbabile come lei. Parlando del suo ex compagno, Davide Graziano, la Littizzetto ha affermato che una improvvisa malattia ha colpito l'uomo lasciandola inerme e sola, proprio nei primi mesi in cui si è trovata ad accudire Jordan e Vanessa. Mara Venier, probabilmente all'oscuro di tale episodio nella vita dell'amica e ospite, è rimasta visibilmente commossa e toccata da tale notizia. Ha cercato di rasserenare Luciana e farla sorridere con un tenero filmato in cui è apparsa insieme ai suoi due ragazzi. Dopo lo sconforto, la felicità di essere riuscita in qualcosa che non credeva assolutamente fosse in grado di fare. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.